Ci siamo. Ma perché ogni volta mi riprendi come sto vestito? Mi fai sentire a disagio? Ci siamo. Nuova puntata di servizio a domicilio. 0825 31399, redazione @primatv.it per le vostre segnalazioni. E vi chiedo anche un'altra cortesia. Quando... ormai mi sto proprio... comincio a fare le pretese, Mi chiamate 0825 31399. Vi chiedo, non abbiate paura di lasciarmi un vostro recapito telefonico, anche perché può capitare che telefonate in un momento in cui io non sia presente, quindi lasciate la segnalazione ai miei colleghi. Non abbiate paura di lasciare il recapito telefonico, io non faccio parte della polizia o delle forze dell'ordine che poi vengo ad indagare e vengo a dire sei stato tu a fare la segnalazione, cattivo. Che poi non è esattamente così cattivo, però vabbè, cioè lasciate il vostro numero di telefono, non è che poi io poi lo prendo e lo giro a qualcuno, non vi preoccupate, cioè anche per avere poi io più informazioni su quello che mi dite, che se mi chiamate dice c'è una discarica lì e io vado lì e poi questa discarica non la trovo, io devo avere modo poi di richiamare per dire ma forse ok, ci siamo. Ehi raga, è arrivato Action Man. Ora torniamo a noi. Gianluca, dopo aver fatto le puntualizzazioni sto diventando pignolo, perché siamo, se non sbaglio, non mi vorrei sbagliare, ma sicuramente mi sbaglio, quasi siamo ad Avellino, questa è l'unica cosa certa. Come la posso chiamare questa zona dove siamo? Contradarchi, cioè alle tue spalle c'è Contradarchi. Allora, se mi riprendi quel cartello là, la gente capisce subito dove siamo. Cioè praticamente ad Avellino, zona Rione Parco, Contradarchi, ma soprattutto vicinissimi alla città ospedaliera, che è Dulà, che è la città ospedaliera. Il che, caro Gianluca, dovrebbe imporre, attenzione sempre alle macchinine, cioè di norma ti vedono, però può esserci anche qualcuno pignolo come me che dice perché mi devo fermare, lui lì non può stare e ti butta sotto, quindi facciamo anche attenzione. Il problema, caro Gianluca, è che se io vado all'ospedale vorrei trovare una strada consona per poterci arrivare all'ospedale. E invece, caro Gianluca, per tutte le macchine che provengono da Contradarchi, che è Dulà, tutte le macchine provengono da Dulà, ma anche per le stesse macchine che provengono di qua, vedi? Devo necessariamente fare questa strada. Però il problema grosso, e quando dico grosso, e guarda i bracci, non guardare le mani. Terribile! Quando dico grosso, e dico grosso, è qua. Ora ditemi voi se questa è o non è una strada. Primo Levi ha scritto un uomo, se ha scritto un libro, se questo è un uomo. Io potrei scrivere un catalogo delle strade di Avellino con un libro scritto se questa è una strada. Cioè, dimmi tu. Io non so, io aspetto che passa qualche macchina per farti capire tutto il percorso che deve fare per evitare che... non lo posso neanche definire un fosso, questo non è un fosso. Ecco, sta arrivando la macchina, vediamo. Perché le macchine che provengono di là la via ce l'hanno normale, ma le macchine, attenzione, sta qui la macchina, attenzione. Adesso gira, riprendi, guarda. Prego, non vi preoccupate che non avete le cinture, non mi interessa. Vedi, cioè, guarda, un'altra macchina, guarda. Guarda, questa è una mulattiera, caro Gianluca, questa è una mulattiera, guarda. E per fortuna ti dico, salve, buongiorno, per fortuna ti dico, ci siamo noi più qui, e quindi le macchine fanno il giro un po' più largo ed evitano tutto. Tu stai riprendendo, guarda la beltà, guarda, vedi, naturalmente poi le macchine devono, per evitare i fossi, devono andare dall'altra parte, però, insomma, no? Perché se tu... qui abbiamo visto, no? La situazione è proprio di quelle che io non capisco. Cioè, come fa? Come si fa a fare finta di non vedere la situazione che c'è in questa strada? E che aspettate? Che arriva sempre il fesso col cappello che esce per televisione e dice oh per bacco, lì c'è un fosso. Eh no, e credo che chi di dovere sappia perché c'è tutto questo qui. Sappia che qui
c'è un fosso che io ci entro quasi, guarda qui, io qua ci entro quasi fino allo stinco, cioè ci sto proprio affossando nel fosso. Per non parlare dove stai tu adesso stai, non stai con i piedi dritti, sei, tu sei così con i piedi, vedi? Così. Vedi? Perché? Perché è uno schifo, Gianluca. Perché uno... Cioè, guarda, guarda, guarda. Papam, papam. Cioè, tu ti rendi conto? Anche qui, no? Anche qui. Al di là della pubblicità del mulino bianco che... Aia. Ne facciamo a me. Era infame, eh? Perché copriva una pietra. Era... C'era il trabocchetto sotto il mulino bianco, eh? Copriva la pietra. Cioè, anche qui. Un altro bel posto. Ah, sta arrivando una macchina. Adesso mi sposto perché... Facciamole passare. Prego, prego. Vedi? Vedi? Cioè... Io non ho... Non, cioè, veramente... Mi sorprendo ogni giorno di più. Mi sorprendo ogni giorno di più. Prego. Prego. Anche perché se vieni più... Guarda qua, va. Mica ti ho intralciato lo sdrusciolamento della ruota, no? Guarda qui. Questo qui, invece, in gergo, nel nostro gergo, lo ripeto ancora una volta, questo qui, lo vedi? Questo è un... piscone. Do you know piscone? Questo è un piscone, guarda quanto è bello. Ma soprattutto guarda quanti ce ne sono qui. Qui, 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 qui. Guarda quanti ce ne sono qui. Tutti pisconi. E io adesso questo che ho raccolto lo tolgo dalla, dai mezzo alla strada, che può essere pericoloso, e lo appoggio qui insieme ai suoi familiari. Vedi, eccolo qui. Abbiamo fatto anche una sorta di apposta per te. Abbiamo ricongiunto il piscone che si era allontanato al suo nucleo familiare. Ecco qui, è tornato. Per non parlare poi della pericolosità intrinseca del piscone così. Non ne vogliamo parlare, ne vogliamo parlare? No, non ne vogliamo parlare, non ne vogliamo parlare. È meglio non parlarne. Ma tu, cioè, fammi una panoramica, cioè parti da là, fai, vabbè già l'hai fatto, però riparti da là e vai così, cioè verso sinistra e fai capire qua che cosa c'è, prego, prego, può passare, prego, prego, anche più bello con la macchina che passa, prego. Cioè io non ho più parole per spiegare questo amore, direbbe qualcuno in una canzone. Anche perché mi sto rendendo conto, Gianluca, che io anche ho avuto una sorta di evoluzione. C'è stato un periodo che con servizio a domicilio mi stavo specializzando nel mondo della discarica, nel mondo del rifiuto. Per fortuna l'hanno ripulito. L'hanno ripulito? Vabbè. E stavo cominciando ad avere un certo feticismo nei confronti dell'elemento rifiuto. Ora che cosa è successo? Mi sto evolvendo, mi sono evoluto e dalla discarica sono passato al fosso. Ma questa non è una bella cosa. Cioè, fare puntate su puntate per far vedere che ci sono fossi ovunque, ovunque, non è una bella cosa. Per me sì, cioè, quello che dico sempre. Con servizio a domicilio c'è la doppia faccia, c'è la faccia di una città che ormai è ridotta così, da cittadino e da avellinese c'è la cosa brutta, c'è il fattore brutto, c'è la faccia brutta della medaglia. Da giornalista egoisticamente dovrei dire, ah, sono visto così, ho più la... Ehi, alla, signora, oddio, signora, piano signora, piano. Piano, non so se avete sentito, c'è stato qui, c'è stato Colin McRae Rally, c'è stato, cioè, qua, vedi, cioè, io ho salvato quella signora, Gianluca, perché io ho tolto, poco fa, ho tolto il piscone, l'ho tolto da là, se io avessi lasciato il piscone lì, la macchina, per come stava andando, colpiva il piscone, è chiaro, no? Cioè, io quindi ho salvato due vite umane, io le ho salvate, ne ho salvate due di vite umane. Ah, oh. Mo vabbè che vabbè, ma mica davvero davvero. E quindi dicevo, il lato bello della medaglia per il giornalista è che c'è sempre il lavoro da fare, che poi si traveste anche da Superman, come in questo caso, che salva le vite umane. Qua poi sfociamo proprio nell'evoluzione massima di servizi a domicilio. Ehi, Action Man, dove hai parcheggiato la micro machine? Però, caro Gianluca, purtroppo
quando, questa non è l'unica situazione così. Adesso naturalmente noi ci divertiamo sempre. Adesso sceglimi il fosso dove mi devo buttare per uscire dall'altra parte. Vai, mi butto lì. Lì. Però facciamo passare prima la macchina, se no mi butta sotto la macchina. Prego. Papam, papam, papam. Guardate, guardate che bella. Che belle situazioni che ci regalano qui nel comune di Avellino. Prego, prego. Facciamo passare ancora le macchine, facciamole passare. E io mi rendo conto sempre di più di aver salvato delle vite umane, Gianluca, oggi. Cioè, anche perché, cioè, si è sentito proprio. Cioè, che tutto. Vabbè. Ma tutte adesso dovevate passare, fino a. O no? Ogni volta che decido di fare il salto nello Stargate, passano sempre 34.000 macchine. Fino ad un minuto fa non c'era nessuno. Prego, vado a passare. Prego. Ecco. Allora vado, eh. Vado. Vado, vabbè, che tanto devo andare di là, spero, o devo venire. Vado, vado, vago, vado. Quindi, continuiamo a dire che i fossi collegano un Avellino sotterranea. E ti do ancora una volta la dimostrazione che mi butto in un fosso di questo e ne esco in un altro. Vado, attenzione, attenzione. Uno, due, tre. Eccoci qua, e siamo sbucati, caro Gianluca, in un altro bel fosso. Questo è bello, eh? Cioè, questo è bello, fosso del nostro bellissimo Avellino. Siamo in via Bellabona, mi sono anche informato sulla strada, ti ho sorpreso. E come puoi ben vedere, alle nostre spalle c'è l'asilo delle suore francescane immacolatine, naturalmente. Però non riprendere, là, vedi? C'è l'asilo, no? Per far capire, ma io perché sto facendo vedere l'asilo? Per far capire. E lì, tra l'altro, c'è praticamente il terminal dei bus. Quindi per farvi capire quanto è trafficata questa strada e per farvi capire l'entità del buco. Siamo praticamente in un'ora quasi di punta. Siamo in un'ora di punta della giornata. Guardate com'è trafficata questa strada, guardate quante auto ci passano e guardate quante auto non riescono a evitarlo questo fosso. Tutte ci vanno dentro, guarda, tutte le auto. Proprio l'entità del fosso. Ora io farò un piacere a tutte le auto queste che stanno arrivando, che mi dovranno ringraziare, perché io mi metto nel fosso, mi metto nel fosso e così loro devono per forza di cose evitarlo, no? Guarda qua, anche qui, guarda, il fosso anche in questo caso arriva ad altezza stinco praticamente. Guarda, guarda che scalino che si è creato, guarda il dislivello, guarda il dislivello. E anche qui, caro Gianluca, si sta creando l'elemento piscone. Anche qui c'è l'elemento piscone. Guarda quanto piccoli pisconcini ci sono qui e quante pietre anche ci sono qui, vedi? E ti ripeto ancora una volta, siamo davanti ad un asilo, siamo nei pressi del terminal dei bus, zona trafficatissima, tantissime persone che ci passano di ogni genere, pisconi alla portata di tutti. Ma quello che dico io, e perché l'ho provato sulla mia pelle, o meglio sulla mia macchina, ora c'è un sole che spacca le pietre a quest'ora del giorno, ma pensa a chi non conosce, a chi non sa dell'esistenza di questo fosso, la sera qui, questo fosso, ti assicuro, perché scusami, mi passo a quest'altro lato, ti assicuro che non si vede questo fosso la sera. La notte, nonostante ci sia un lampione proprio qui, vedi? Il lampione sta proprio lì. Però questo fosso di sera, te lo giuro, stavo lucido anch'io quando l'ho preso questo fosso, stavo benissimo, lucidissimo. Questo fosso la sera non si vede. Investo passeggini, investo nonni in carriola, suocere, vecchie zebre, scimmie, giraffe. Ma dove abiti? Armadilli, in centro, capitano. E ora naturalmente si va a 5-10 all'ora su questa strada perché è trafficatissima. La sera sicuramente non si andrà a 5-10 all'ora, si va, non io, cioè si va anche un po' più veloce, specialmente se qualcuno deve tornare a casa e quant'altro, insomma, no? Non io sempre. E se tu non lo vedi e ci vai con la macchina, fai come la macchina di prima, che io ho salvato la vita, ti ricordo, sempre a due persone. Metti caso che uno ci va dentro e la macchina si è abboccato tre route praticamente e si è ribaltato la Pecar praticamente in questo fosso che fa paura. Anche qui
Anche qui, sai perché non lo tolgono, Gianluca? Sai perché lo lasciano così? Perché tra un po' ci vengono a fare le gite. I bambini li fanno uscire dall'asilo e li portano qui a vedere gli scavi. Li portano qui a vedere gli scavi. Oppure si scoprirà poi che anche qui è caduto una... Tu stai vedendo quante macchine? Babam, babam. Anche qui è caduto un asteroide e quindi lo lasciano così com'è, in modo che anche i bambini possano vederlo com'è. Ah, giusto, tu mi hai fatto notare anche un'altra cosa. Mamma mia, hai visto? E questo qua diciamo che stava andando a 10-15 all'ora. Pensala, vabbè, non torniamo al discorso di più. Però la cosa, un'altra cosa da far notare, che questo fosso, caro Gianluca, si trova sulle strisce pedonali. Cosa non di secondaria importanza. Cosa che si trova sulle strisce pedonali, quindi di norma se io attraverso e uso le strisce pedonali, le macchine si... Vediamo se questa lo prende, vediamo. Questa, vedi, già lo sapeva e quindi si è tenuta a distanza. Però qui siamo anche sulle strisce pedonali, anche se c'è una macchina qui parcheggiata, però ripeto, noi non facciamo i vigili, non facciamo le multe e quant'altro. Però quello che siamo venuti qui a segnalare ancora una volta, ciao bimbi, è queste voragini, questi buchi neri. Questo è incredibile. E sai che, allora, io non posso neanche dire colpa dei pullman pesanti, perché i pullman di qua non ci passano. E ti dirò, non è neanche colpa degli spazzaneve. Cioè, questi qua non sono fossi reduci dalla neve dello scorso mese. Questo si è creato da poco, questo asteroide è caduto da poco. Ma poi guarda, cioè, guarda quanto sdrucciolo che c'è qua. Là, lo vedi lo sdrucciolo? Guarda quanto sdrucciolo. Cioè, qua veramente c'è stata una mina che è esplosa e c'è tutto lo sdrucciolo fin lì. Guarda, vieni più qua. Seguimi, Gianluca, vieni. Cioè, lo sdrucciolo continua fino a qui. Qui, tutto sdrucciolo ancora, vedi? Qua c'è tutto sdrucciolo, lungo tutta la strada c'è questo sdrucciolo. E soprattutto ci sono i pisconi, e l'abbiamo già sottolineata la gravità del piscone. Detto questo, Gianluca, abbiamo fatto ancora una volta una puntata sui buchi, però questi sono buchi nuovissimi. Sono nuovissimi anche perché portiamo bene, abbiamo fatto vedere che a volte li apparano anche i fossi. Li apparano male in qualche occasione, però capita anche che fanno bene il loro lavoro. Detto questo, caro Gianluca, sono un po' in difficoltà sulla canzone, però io so che il buon Alfonso mi sorprenderà ancora una volta sulla canzone del fosso. Io riproporrei la canzone, del tipo, però se ne abbiamo una nuova, nuovissima, va bene anche quella, Alfonso. Ci vediamo, ciao, la prossima settimana con servizio a domicilio, sperando che i fossi vengano apparati e quant'altro. 0825 31 399, vi ricordo ancora la questione che vi ho fatto all'inizio della puntata per quanto riguarda le vostre segnalazioni, redazione@primatv.it, www.primatv.it è il nostro sito. Nel frattempo le macchine continuano a passare, fanno tutum 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 tutum. Alla prossima puntata, ciao! Dritta correva la strada, l'auto veloce correva, la dolce estate era già cominciata, vicino a lui sorrideva, vicino a lui sorrideva. Forte la mano teneva il volante, forte il motore cantava. Non lo sapevi, ma cosa hai provato quando la strada è impazzita, quando la macchina è uscita di lato e sopra un'altra è finita.
e sopra un'altra è finito. No, sto facendo vedere che purtroppo è... c'è. Mi hanno anche rimproverato, hanno detto ti diverti a fare nel fosso. E poi il furgone con Padre Pio ha fatto un... Ma in che mondo stiamo vivendo? Ma in che mondo viviamo? Cioè il furgone con Padre Pio... Cioè ha visto che sorpasso? Bah, e il Signore mi ha anche rimproverato, dice ti diverti con il fosso.